Allora, Alessandro, ti chiediamo di fare un appello, no? Perché abbiamo ascoltato con attenzione le tue idee, però a questo punto ti chiediamo proprio di fare un appello non a noi di Made in Taranto, ma al comune, ai giovani che poi sono il propulsore del futuro di questo nostro territorio. Bene, allora la cosa che ho da dire è questa, più o meno, essendo ridotto. Allora, non tenere al bene proprio da masochisti, cioè questa città espressamente è un'opportunità incredibile. Non riconoscere questa cosa è da masochisti, non salvaguardare questa cosa è da masochisti. Cioè, secondo me, così come accade in altri luoghi, deficienza riconosciuta, avvalersi delle buone risorse, della stratificazione culturale, così è un'opportunità per il futuro, per dare lavoro. L'Italia intera è fatta così. Cioè, noi dobbiamo far conto delle nostre risorse utilizzandole. Io sono qui a Taranto perché per me è un'opportunità, lo vedo dal paesaggio, dalla cultura, dal territorio, dalle persone che ho conosciuto. Chiedo fortemente a tutti di guardarsi intorno e riconoscere appunto quello che abbiamo come opportunità di lavoro, di futuro. Quindi impegnatevi, divertitevi. E al sindaco cosa vuoi dire? Al sindaco, quello che ho detto prima al vice sindaco quando l'ho incontrato, la stessa cosa. Mi rendo conto, non so cosa voglia dire di preciso fare il sindaco, no? Mi rendo conto che cioè, è gravoso come impegno. Non so come dire, cioè, di essere, spero che il sindaco si avvalga di questa città per far di sé, di farsi ricordare come grande sindaco perché ha fatto grandi cose per questa città. Ribadisco avvalendosi secondo me della stratificazione culturale presente qui e secondo me riconosciuta da tutto il mondo. Quindi secondo me il sindaco ha una grande opportunità, come tutti i politici ma come tutte le persone, di fare grandi opere, di fare grandi cose per questa città, ma anche solo per il beneficio della sua persona e della sua memoria, di quello che vorrà, che gli altri raccontino di lui.